Nel video di oggi, amici, andremo a fare ben tre costruzioni, una in 10 secondi, una in un minuto e una in 10 minuti. Ce la faremo? No, ma ci proveremo. Iniziamo. Quindi, amici, iniziamo ovviamente con la costruzione da 10 secondi. Ho già fatto la base, ora vedrete perché altrimenti è impossibile. Quindi avvio il timer, 3, 2, 1, ti prego, master, fai veloce, via. Ok, allora dobbiamo mettere questi qua, corri, corri veloce, metti la porta, te, qua sopra ci metti il bottoncino, ti senti a clicchi, ti fa tutto. No, 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 no. Cesta. Ok, mi ha chiuso dentro, ma va bene, ci può stare, vuol dire che ho fatto. Ignoriamo il timer. Sì, tutto bello, ma come esco? Diciamo che c'è l'entrata, ma non c'è l'uscita. Vabbè, bisogna solo entrare, prendere. Fidatevi che quella da 10 secondi è la più difficile. È un mini vault fatto veloce, ci può stare. Passiamo a quello da un minuto. Quindi 3, 2, 1, avvio il timer. Ok, è partito. Allora facciamo una cosa del genere. Non ho in mente di come farlo, ma so che lo voglio fare. Quindi facciamo così: toc, toc, toc. No, ho rotto uno di troppo, dannazione. Mettiamo, allora, questo è il contorno. No, assolutamente sbagliato. Quindi contorno, 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 ancora contorno. Qua dovrebbe esserci questo così. Però ho in mente in realtà di fare blocco qui. Questo qui e questo qui. In realtà la cesta mi serviva perché se facessi una cosa del genere, no, non dovevo metterlo lì dietro, ma va bene lo stesso. Ok, quindi ho un'idea. Dobbiamo andare in inventario. Cesta, 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 veloce. Sto perdendo tempo. No, la cesta. Quindi cesta, metti qua. Poi metti, entra nella cesta, metti il blocco lì. Così ogni volta che, però l'ho fatto uno storto, quindi aggiungiamo. Ogni volta che faccio, rompi qua, prendi qua e fai così. Eh sì, e si toglie il coso. Quindi cesta di là. Rompi e si toglie, vedete che non c'è il diamante. Uno dice, oh mio Dio, ma cosa dovrò mai farci? Lì ci saranno un botto di blocchi. Metti questo, si fa il diamante. Prendi il pulsante, tempo finito. E fatto. Tipo sarebbe una roba del genere. Qua c'è la chiave, ne prendi una che noi vabbè abbiamo già. Qua non c'è niente. Dici, oh no, come faccio a prenderlo? Metti qua, apri qua. Tec, blocco di diamante. Ovviamente era meglio una cesta, però non si può spostare la cesta. Quindi l'idea è quella. Carino. Carino, ah, potevo metterci una pedana dentro. Eh sì, va bene. Comunque, carino, dai. Mini bunkerino in un minuto. Cioè, calcolate che è un minuto. Ora che abbiamo 10 minuti, possiamo fare qualcosa di meglio. Comunque, quindi, qua spacchi. Dici, oh no, dov'è il mio blocco? Blocco di diamante. Perfetto. Quindi, quello da un minuto è stato fatto. Carino. 10 secondi è stato fatto. Carino. E ora manca quello da 10 minuti che ho già in mente. Allora, quello da 10 minuti, ora facciamo partire il tempo, 3, 2, 1, via, vi faccio vedere cosa avevo in mente. Quindi 1, 2, 3, 4, volevo fare dei beacon tipo a sorta di cancelli. Ora vi direte cosa sta dicendo questo? Ora vi faccio vedere. Allora, fare una cosa del genere, spacca, spacca, spacca tutto, è molto facile, anzi ci metterò credo molto meno di 10 minuti, ma molto meno di 10 minuti. Siamo già quasi alla fine. Allora, quindi lì ci sono dei cancelli, qua ci sono dei beacon e vedete che attivando si aprono. Perfetto, facile facile. Ora facciamo la struttura intorno. 1, 2, 3 ci può stare. Vetro nero perché è carino. E tec tec tec, così, così e poi così. Ora, mettendo del semplice carpet, aka tappetini, e sarà la cosa, calcolate, più lunga da fare. Decisamente. In teoria, se tutto va secondo i piani, questi cancelli dovrebbero fare a sorta di sbarre. Se io non li attivo, si passa tranquillamente. Vabbè, dopo si chiudono, ovviamente. Se invece li attivo, vedete che io sto correndo in avanti, però non mi fa passare perché fanno a sorta di cancelli. Quindi qua si può fare, vediamo se si può fare una cosa del genere, che non è molto estetica. No, beh, se no non ci passerei in realtà, quindi devo mettere i carpet. Venghino, signori carpet. Vedi che si blocca. Che carino che si blocca. Allora, facciamo così. Tac. E esatto, in teoria, anche in pratica, non funziona. Ora bisogna fare la parte dietro, ovvero mettiamo questo così e ci facciamo una sorta di bunkerino per la cesta. Non avevo in realtà in mente un design, potremmo fare una cosa facile o una cosa assolutamente difficilissima. Però mi sa che faremo una cosa facile del tipo cesta in mezzo e let's go. Cesta così, tac, chiudiamo tutto qua perché ovviamente deve essere un bunker bello sicuro. E quindi uno dice, oh mio Dio, la cesta più facile del mondo. E invece, ah, però dovrei farla più lunga. Ah, è vero, vero, perché sennò ci si arriva a prenderla con le mani. Ok, quindi la facciamo più lunga, tanto abbiamo un botto di tempo. Abbiamo ancora 7 minuti, ovviamente vi farò qualche taglio, però il tempo, fidatevi che c'è e non è poco. Quindi spacca tutto fino in fondo. No, ho spaccato un po' troppo, ma va bene lo stesso. Allunghiamo il bunkerino, giusto per design, perché che fai, te ne privi del bunker più lungo della storia? Eh no, che non te ne privi. Spacca tutto, tec tec tec.
anche. Qua lo andiamo a chiudere, sarà la parte finale, l'endgame del book. No. Ok. E qua in mezzo ci sarà la nostra ben amata cesta, la cesta più richiesta del mondo. Vedete che non ci posso passare. Oddio, come farò mai? Ma solo noi sappiamo il trucco. In parte potrei fare lo schifoso e mettere tipo beacon a caso. Sì, ci può stare beacon a caso, totalmente randomici, ci possono stare. E qua sopra, volendo, potremmo chiudere il tutto. Tipo potremmo fare una cosa così, che si chiude tutto. Altrimenti, metti caso che ci entrano dall'alto. Siamo fregati. Siamo assolutamente fregati, quindi per sicurezza chiudiamo il nostro bel bunkerino. E qui ci lasciamo, così, dai, facciamo così che ci sta. Quanto tempo abbiamo ancora? 6 minuti, signori, siamo stati velocissimi. Quindi uno entra e dice: oh mio Dio, cosa ci sarà mai in quella cesta? E la porta è chiusa. Ma, dato che noi sappiamo il nostro trucchettino, e qua ci mettiamo, dove sono i miei? Perché i semini? Oddio, scammiamo. Ok, al posto di metterci i diamanti, scam, ci mettiamo 2 semini. Quindi uno dice: ok, ho perso tempo per niente. In teoria qua dovrebbe passare la luce. Non so come attivare i beacon. Ah, forse devo mettere i... aspettate un attimo. No. Ok, potrei non sapere come attivare i beacon. Va bene, rimettiamo il carpet e direi che si può concludere qui. Prego, mettiti. Ok. Il nostro vault da 10 minuti. Carino, raga, ora mettiamo il tempo giorno. Ovviamente tempo finito in 5 minuti. Ok, figata. Oh, carini, 3 bunker, quindi ricapitolando, bunker da... no, perché lì c'è un esercito di creeper, vabbè, lascia perdere. Bunker da 10 minuti, fatto, e secondo me è il migliore. Bunker da 10 secondi, carino per essere 10 secondi. E invece l'ultimo bunker da 1 minuto, che bisogna aprirlo tramite questo coso, circuito, ma non chiamiamolo circuito, di redstone. Quindi amici, salvo e disco, fatemi sapere i vostri risultati in questa ipotetica challenge. Vi ringrazio per la visione, spero che il video vi sia piaciuto. Vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero 7:15. Con un nuovo video. Ciao!